Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, secondo episodio per la nostra videoguida dedicata a God of War. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video, tanto per cominciare, arriviamo in fondo alla stanza ed interagiamo con Atreus. Hai perso il controllo. Quel coso voleva ucciderci. Anche tu ti arrabbi quando combatti. La rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare. Ma tu non ci riesci. Quando È da tanto che non sto male. Sto meglio ora. Va bene. Forza allora. Devo colpirti? Voglio che ci provi. Mai! Che fai? Riprovaci. Perché fai così? Sei lento. Di nuovo. Smettila! Fiacco, ancora. Ancora! Smettila! Ancora! La tua rabbia rischia di acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Atreus, sei tutt'altro che pronto. Cosa? Zitto. Qualcosa non va. Vieni fuori! È inutile che ti rintani lì dentro. Io so chi sei. Chi c'è là fuori? Tu lo conosci? Ma soprattutto io so che cosa sei! Presto, vai lì sotto, ora! Mi avevi proibito di andarci. Ma chi è? Non lo so. E di cosa parla? Non lo so. Forza! Dimmi solo quello che voglio sapere. Evitiamo spargimenti di sangue. Credevo più alto, ma è proprio te che cercavo. Sei lontano da casa o sbaglio? Che cosa vuoi? Oh, tu la sai già la risposta a questa domanda. Qualsiasi cosa cerchi, io non ho niente. Te ne devi andare. E io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata, che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codardo. Non ti conviene combattere. Oh. Non vedo l'ora di farlo. Fuori dalla mia casa. Tu dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. Beh, quando è troppo, è troppo. Non importa. Però, perché è forte il piccoletto, eh? E questo, cari ragazzi, è solo l'inizio. Cominciamo a fare sul serio. Che delusione incredibile! Fatti sotto! Boss fight, lo sconosciuto. In questa primissima fase il nostro avversario si farà malmenare in tutti i modi possibili e immaginabili, proprio perché vuole che gli facciamo male, vuole metterci alla prova. Qualora dovesse attaccarci, mi raccomando, cerchiamo di parare, chiaramente tenendo premuto il tasto L1, i suoi colpi che peraltro sono principalmente pugni, come in questo caso.
che si possono anche contrattaccare. E quando esegue questo attacco con il cerchio rosso, mi raccomando, sappiate che tutti questi tipi di colpi, sia dei boss ma anche dei nemici in futuro comuni, sono attacchi non parabili e che quindi per forza di cose vanno schivate. In questo caso, essendo il suo un attacco frontale in profondità, lo possiamo schivare o andando verso destra oppure andando verso sinistra. Per il resto continuiamo ad eseguire la combo più lunga che abbiamo a disposizione, quella professionale, composta da 3 attacchi veloci, seguiti da poi 2 attacchi pesanti e conclusa con altri 2 attacchi leggeri. Quindi R1, 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 R2, R2, R1, R1. E poi assistiamo a questa sequenza. Dimmi ciò che voglio e le tue sofferenze finiranno. Perché ci sono 2 lei? Di qui con R1 lo prendiamo a pugni in faccia. Un po' di sana violenza ogni tanto ci vuole. Però vediamo che riesce a contrattaccare piuttosto bene. Ho trovato un punto debole, eh? A nostra volta, premendo il tasto R1, li tiriamo contro questo tronco d'albero. E poi concludiamo il tutto con una bella presa e carica in corsa. Quella che nel gergo del wrestling viene definita spear. E possiamo notare che lo sconosciuto riesce a recuperare completamente la sua vita. Notiamo anche che la barra arancione sotto alla barra dei punti vita si sta caricando e premendo L3 più R3 possiamo utilizzare la furia di Sparta, ovvero l'attacco più forte di Kratos. Con il quale scatena la sua piena potenza. E di qui la possiamo utilizzare. Per cui targettiamo tenendo premuto una volta sola, quindi premendo singolarmente il tasto R3, poi premiamo ripetutamente il tasto R1. Per cui è semplicemente uno spamming, nulla di più. Laddove serve, ruotiamo anche leggermente la telecamera se possibile. Ovviamente facciamo tutto questo finché la furia sarà disponibile. Una volta scaricata, torniamo al combattimento con l'ascia. E grosso modo le stesse identiche cose che abbiamo fatto finora. Ad eccezione del fatto che il nostro avversario adesso sarà molto più veloce di prima. Quindi schiviamo comunque questo attacco imparabile. Mentre per il resto riandiamo sempre di combo e stiamo attenti al fatto che lui contrattacca molto più spesso, quindi si riprende più velocemente dai nostri attacchi. Per cui anziché fare la combo completa, optiamo per una combo veloce di R1, che sono in realtà 4 attacchi. Direi che dopo questa è stato sistemato, al che dobbiamo semplicemente avanzare di fronte a noi. Ovviamente il nostro personaggio è piuttosto stanco, è stato un combattimento breve ma estremamente intenso, che ha messo a dura prova anche le sue capacità. Ricordiamoci che il Kratos di adesso è comunque più anziano rispetto al Kratos dei precedenti God of War e quindi gli anni si fanno anche sentire. Però l'avversario sembra essere nuovamente in piena forma. Mi servivano solo delle risposte.
Ma tu hai fatto l'eroe. Odino lo ha mandato. Ma che mi farai? Io mi rialzerò sempre. Quel corpo ormai vecchio cederà. Ma prima sappi che non posso sentire niente di tutto questo. Considerate che Odino, nella mitologia norrena, ha la stessa importanza di Zeus nella mitologia greca. Di qui semplicemente dobbiamo riarrampicarci su questa parete rocciosa per poi tornare al piano di combattimento. Chiaramente non commento tutte le scene, anche perché in realtà sono scene molto veloci d'azione, c'è poco da commentare, ma posso dirvi che a mio parere sono splendide, dalla prima all'ultima, veramente molto molto belle. Io non sento niente, ma tu sì, eppure continui a provare. Io non sono mio fratello. Se tu mi avessi dato ciò che volevo, non sarebbe finita così. E invece... Concludiamo il combattimento. Considerate che ciò che avete visto, ovvero il fatto di recuperare punti vita istantaneamente, è una peculiarità, quindi un particolare di solo questo combattimento, cioè che avviene soltanto in questa boss fight. Quindi non facciamoci troppo l'abitudine. È un bonus che riceviamo solo stavolta e poi mai più. Ok, di cui il combattimento è sempre la stessa cosa, per cui approfittiamo dei momenti in cui lui abbassa la guardia per colpirlo. E poi di conseguenza sferiamo la nostra combo veloce. Per il resto si para o si schiva. Quando fa questo attacco nuovo, ovvero il salto verso l'alto con lo schianto a terra, lo evitiamo, anche schivando all'indietro o lateralmente. E poi lo andiamo a colpire con un colpo d'ascia dalla distanza, se riusciamo a mirarlo bene. Però scusate, sono 2/3 colpi, per cui conviene parare tutto. Ma che vada, c'è questa breve animazione, ma almeno non riceviamo danno. Ok, si può approfittare anche quando fa questo attacco caricato per dargli qualche colpetto in più. Più di 2 colpi purtroppo non se li fa dare. Ok. Quest'altra era un'altra animazione automatica che non ci fa danno, è semplicemente una scena. Ho imparato un'altra cosa mentre vi spiego questo gameplay, ovvero che i colpi con R2 chiaramente sollevano l'avversario, in questo modo tenendolo a mezz'aria possiamo anche dare altri 2 colpi di R1, per cui una combo ancora più efficace in questa parte finale del combattimento è iniziare con 2 attacchi pesanti di R2 e concludere con 2 attacchi di R1. Giuro che l'ho imparato sperimentando adesso insieme a voi. C'è sempre qualcosa da imparare. E direi che oramai è finita. Speravo che tu, di quelli che ho affrontato, mi facessi finalmente sentire qualcosa. Ma non puoi. L3 più R3. Non so quello che ha sentito lui, ma io ho sentito un bel crack. Esausti e pesantemente feriti, ripercorriamo la strada per tornare a casa. Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo? Fei,
cosa devo fare. Nostro figlio non è pronto per portare le ceneri sulla montagna. Ma non possiamo stare qui. Ragazzo. Sentivo dei rumori. Io credevo... Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Ma sono pronto. Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Mostrami che lo sei. Lo farò. Sarà un viaggio bello lungo. Gli alberi marchiati, sì, completato. Ma importante. Ottenuti 350 punti esperienza, sì, e la missione di storia si aggiorna in Strada per la montagna, viaggio verso la montagna. Inoltre anche il bestiario si è aggiornato. Sconosciuto. Un uomo ricoperto di tatuaggi si è presentato a casa nostra e ha attaccato mio padre. Nella rissa hanno distrutto mezza casa. Mio padre mi disse che non era ancora pronto, ma uccidere questo sconosciuto gli ha fatto cambiare idea. Chi era? E che cosa voleva da noi? Non siamo gente importante. E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il secondo episodio della nostra videoguida dedicata a God of War è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!